Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questa breve serie di puntate intitolate La sfida euro contro dollaro nel XXI secolo. Parleremo di un approfondimento su vari fatti storici accaduti per comprendere meglio le dinamiche del XXI secolo. E in particolare gli sviluppi di guerra del XXI secolo. Ecco, vi invito, se non l'avete fatto, a fruire la playlist www.climatechangewords.tk. Ecco, in questa prima puntata partiremo da un'analisi macroeconomica puntuale al 31 gennaio 2024. Considerando le prospettive macroeconomiche 2024-2025, ecco, sono prospettive veramente molto molto fosche, per non dire assai pesanti. Il governo Draghi prevedeva un PIL nel 2023 al più 1%. Tutto quello che vi dico, il link lo trovate in descrizione. Istat ad oggi, quindi al 31 gennaio 2024, prevede a consuntivo un misero PIL Italia per il 2023 a più 0,7%. Mentre l'inflazione media Italia 2023 è stata di almeno il 5,7%. Ora, attenzione, la descrizione macroeconomica di un paese, mentre viene fatta sul PIL, con una variazione, diciamo, di quanto è cresciuta, si vede, essendo, diciamo, una variabile di stock, l'inflazione è una variabile di flusso e quindi praticamente si muove. Di conseguenza, per descrivere 12 mesi, si tende a utilizzare non l'ultimo valore e nemmeno il primo valore, ma un valore medio, 5,7%. L'Italia nel 2023 è andata in recessione. Ecco, probabilmente, forse, fa guardare bene, più che recessione, sarebbe più opportuno parlare di deflazione, perché, ecco, a mio avviso ci sarebbe da discutere assai. Se il PIL reale del 2023 è stato del più 0,7%, considerando un'inflazione media di almeno il 5,7%, invece che andare a deflazionare il PIL con coefficienti più bassi, andando così a mescolare inflazione dentro la crescita. Ma d'altronde, ecco, la decisione di Mattarella, del governo Draghi, governo Meloni, di fare la guerra alla Russia, andando a distruggere l'export italiano in Russia, ha avuto un costo da pagare. Perché il Mattarella e perché il governo Draghi e il governo Meloni hanno voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non UE, per l'Ucraina, un paese non NATO. Anche la von der Leyen ha voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non NATO. Per l'Ucraina, un paese non UE. Analogamente, poi in Italia il Medicane nel 2023 ha colpito l'Emilia Romagna, ha fatto danni, ha causato cali di rese agricole e cali di PIL. Ecco, anche questo evento ha avuto un costo da pagare. Però, mentre la guerra in Ucraina poteva essere evitata senza indurre danni, il Medicane che ha colpito l'Italia, diciamo, c'era ben poco da fare, perché la penisola italica non è una barca cata nel Mediterraneo che può navigare scantonando il maltempo. È una penisola cata nel Mediterraneo, ferma, e quindi si prende cazzi e cazzotti di quando passa diciamo, quando passano i Medicane, ed è atteso che questa situazione diventi gradualmente e progressivamente sempre più pericolosa. Dunque, ai dati di revisione del rating Italia nel 2024, il 19 aprile di quest'anno abbiamo la prima revisione di Standard & Poor's, il 3 maggio la prima revisione di Fitch, a fine di maggio invece Moody's in prima revisione il 31 maggio. Ci sono poi le date di seconda revisione del rating, che sono collocate circa in autunno ed inverno 2024. Sì, perché il rating di un paese viene revisionato 2 volte l'anno. Non è come si ha la revisione che si può fare, ad esempio, sulla macchina, per cui uno fa la revisione un anno e praticamente un certo periodo di tempo si trova praticamente in situazione già fatta. No, non è così. Il rating è
rivisto ogni 6 mesi. Ecco, forse sarà divertente a mio avviso vedere cosa si inventeranno le agenzie di rating per tappare gli occhi dalla realtà emergente in Italia. Oppure, in alternativa, sarà un po' meno divertente osservare quali saranno le implicazioni di un downgrading dell'Italia, considerando che nel 2024 ci sono 264 miliardi di debito pubblico italiano che sono in scadenza e dovrebbero andare riclassati. Ecco, di questo io ho già ampiamente parlato nella lunga playlist Collasso Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo, in cui potete trovare due podcast, uno di medio periodo per le tempistiche di World War III Roadmap Theory, l'altro podcast di breve periodo per le tempistiche di World War III Roadmap Theory, mescolato a dati macroeconomici e contingenti con gli impatti della fine della guerra in Ucraina. Quindi questo podcast ad oggi è un po' il prolungamento di quello, diciamo, di podcast di breve periodo, andando appunto a fondere che cosa sappiamo grosso modo dei dati macroeconomici del 2023 sulle attese del 2024. Io non vado oltre un anno perché oltre 365 giorni praticamente le previsioni economiche sono palle. Dunque, se Standard & Poor's e Uffici ci declasseranno in rating Italia, ma se non dovesse farlo Moody's, ecco allora a mio avviso ci sarà un bel terremoto finanziario. Un po' di investitori internazionali probabilmente potrebbero alleggerire la posizione dell'Italia nel loro portafoglio, fiutando un possibile odore futuro di default Italia, oppure di un possibile default Italia imminente. Forse BCE potrebbe in parte intervenire sul mercato secondario, ma i tassi di interesse schizzerebbero alle stelle per l'Italia, che deve classare un botto di nuovi titoli in scadenza, oltre 264 miliardi, a cui aggiungere il deficit di cassa di quest'anno, 2024, e l'insostenibilità del debito sarà ancora più palese, a mio avviso. BCE è già super carica di titoli italiani in carta straccia, anche se formalmente potrebbe ancora operare con la carta straccia italica sul mercato secondario. Vi ricordo, se non sapete, la notizia del 22 aprile 2020 del Sole 24 Ore: BCE in anticipazione accetta titoli con rating inferiore a BBB-. Il link di tutto quello che vi sto parlando lo trovate in descrizione. Ecco, se Moody's declasserà in rating Italia junk bonds, ecco, ma se non dovessi downgradare il debito italiano Standard pure Fitch, ecco, ci sarà, a mio avviso, ecco, ci sarà il default Italia, perché circa un 30%, è molto probabile che ci sarà il default Italia, perché un 30% del debito pubblico italiano in mano di investitori esteri finirebbe tutto rapidamente sul mercato secondario, perché non potranno essere detenuto in portafoglio dall'investitore istituzionale straniero con titoli di con un rating appunto a junk bonds. Questo a prescindere dalla diverse valutazioni degli istituti di rating di Moody's quanto di Fitch e di Standard & Poor's. Quindi il tasso di interesse salirebbe alle stelle, BCE non potrebbe comprarsi il 30% del debito pubblico italiano, che rovinerebbe sul mercato secondario, assieme ai 264 miliardi che scalano praticamente in sostanza di titoli di debito italiano che scadono sempre nel 2024. Ecco, la finanziaria Italia 2024 è già oggi stata fatta in stile pomicino. Già si sa che c'è un mega buco di bilancio incorporato nei conti del 2024, che è anche anno elettorale. Manovra correttiva in primavera 2024? Boh, forse sì, forse no, sicuramente sì. Ecco, ma che cosa vuoi correggere con un PIL Italia 2024 che era già in rallentamento alla fine del 2023? Il galoppo del PNRR, ecco, nel terzo trimestre gli investimenti fissi lordi erano in calo, alla faccia del PNRR. Il link di tutto questo lo trovate in descrizione. Vedremo che cosa dirà Q4, ma direi che così a naso
direi che se il PIL Italia nel 2023 è in calo sulle attese e le attese per il 2024 non sono brillanti, ecco, vuol dire che gli investimenti del PNRR sono fermi al palo. Privatizzare 20 miliardi quando c'è un debito di 3.000 miliardi, ecco, non è una cosa saggia da fare. Però potrebbe essere utile farsi scorticare per rinviare il default ancora di una manciata di breve tempo. Patrimoniale sulla casa nel 2024, incremento IRPEF nel 2024, aumento IVA nel 2024, tagli di spesa pubblica, il tutto con elezioni europee alle porte in giugno 2024, ossia tutto questo accadrebbe forse poco prima oppure poco dopo elezioni europee 2024, ammesso che gli italiani vadano sempre a votare alle europee, questo è da vedere. Ecco, poi siamo ad un passo dalla soglia psicologica dei 3.000 miliardi di debito pubblico, che è una bella quota. Il 2024, sul bilancio 2024, ecco, ci sarà da rientrare poi per il 2025 con un po' di debito pubblico con il nuovo fiscal compact. Ma se le privatizzazioni da 20 miliardi saranno già servite per tappare il buco della manovra il 2024, poi nei periodi autunnale e invernale, in cui ci sarà una seconda revisione del rating e in più si dovrà scrivere una manovra del 2025 prevedendo un piccolissimo, diciamo, ripagamento del debito pubblico, ecco, la cosa diventerà sempre più complicata, non essendoci quasi più niente da vendere se non iniziare a pensare a vendere territorio nazionale. Questa nonostante la frode contabile della migliore tradizione da bancarotta fraudolenta, di poter porre interi capitoli di bilancio o di interi posti di bilancio completamente fuori bilancio, ancorché con il consenso UE. Io non so come la prenderanno questa cosa i mercati finanziari nel permettere che vi siano intere poste fuori bilancio che possono essere estratte fuori e non conteggiate, oppure interi capitoli di bilancio non conteggiati come spese. Non lo so. Mia opinione personale è che è palese come il sole, ecco, da molto tempo sta diventando sempre più difficile far quadrare i conti italiani senza l'utilizzo sistemico, ampio e massivo dell'espansione del debito pubblico, ormai è palesemente fuori controllo da lungo tempo. Ecco, a mio avviso si tratta di vedere per quanto tempo le agenzie di rating terranno a galla l'Italia e quando decideranno di affondarla. Ecco, questo accadrà quando ci sarà la certificazione tecnica di un evento economico che però è già accaduto e che è la palese insostenibilità del debito pubblico italiano. Ecco, ma di questo fatto economico già accaduto ancora non è stato certificato. Quando verrà poi certificato avremo il downgrading e poi successivamente il suo impatto, e poi si andrà a colpire e danneggiare sia la Germania quanto la Francia, cercando anche forse una distruzione della credibilità della moneta dell'euro, perché ecco, con un default italiano oppure un Italexit, anche le obbligazioni in euro del Next Generation UE, attualmente con un rating AAA, finiranno per subire gravi danni nella quota parte che l'Italia avrebbe dovuto compartecipare. E poi non è nemmeno detto che gli altri paesi europei siano disposti a coprire tali ammanchi nel gioco del trenino della fava e della rava degli Eurobonds. Ecco, gli ultimi a rimanere con il cerino acceso sarebbero quindi, oltre che i sottoscrittori dell'obbligazione europea del Next Generation UE, anche ovviamente chi ha sottoscritto debito pubblico italiano, anzi in primis questi e poi successivamente gli altri. Vi invito ad andare a fruire la serie di podcast Il futuro della UE nel XXI secolo, Foresight geopolitico sul futuro della UE. Al momento la data del podcast è il 31 gennaio 2024, sotto l'analisi tecnica dello spread non c'è nessuna traccia di, in termini di analisi tecnica, di tutto questo possibile terremoto futuro, ossia i fatti di cui vi ho parlato ancora non sono stati scontati sui mercati,
c'è soltanto una formazione tecnica di tripi massimi che ci ha condotti con un piccolo, piccolissimo canale di trend lievemente discendente su un floor a 149 punti base, perché l'Italia ha sostenuto la guerra in Ucraina, non contribuendo ad alimentare la silenziosa reticenza tedesca e la silenziosa perplessità francese alla guerra in Ucraina. Piccolo particolare, probabilmente non marginale, il floor di 149 punti base circa una quota simile a quella che c'era alla fine del 2010, quanto nei primissimi mesi del 2011. Nel 2011 poi vi fu un botto tremendo dello spread in aprile, appunto 2011. Tirando le fila di questo primo podcast, ecco, io non so dirvi se l'Italia farà il default nella primavera 2024 o nell'autunno 2024 o poco più avanti, ma probabilmente sarà sempre più difficile per lo Stato italiano andare a riclassare gli oltre 768 miliardi di debito pubblico italiano che stanno in scadenza fino al 2026. Perché quello che è chiaro e che più passa il tempo è più evidente, ecco, i danni dal cambiamento climatico si espandono con un trend non lineare e lo Stato italiano non può più continuare a vivere di debito pubblico. Vi invito ad andare anche a fruire l'altro podcast, Collasso Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo, e gli altri due podcast li trovate in descrizione. Ci sono nuvole nere che si stanno approssimando all'orizzonte e non sono foriere di bel tempo e di buone cose. Per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ecco, non perdetevi però la prossima puntata del podcast, la sfida del XXI secolo, l'euro contro il dollaro.